a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su God of War. Ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo appunto continuato il nostro viaggio come sempre, come dall'inizio di questa serie in effetti, e alla fine abbiamo incontrato anche Sindri, sarebbe a dire il fratello di Brock, però a quanto pare i due non si trattano più di tanto. Abbiamo incontrato nuovi nemici e inoltre siamo riusciti a raggiungere la base della montagna, però l'ingresso è praticamente sbarrato da un maleficio lanciato da Odino stesso, ed è stata la strega del bosco a dircelo, quindi è comparsa praticamente dal nulla, ha continuato a tenerci d'occhio e ha detto che vuole che arriviamo sani e salvi alla nostra destinazione, quindi ci accompagnerà probabilmente per poco, ma chi lo sa. L'ultima volta quindi ragazzi ci eravamo salutati qui dopo essere scesi con la celovia dalla cima della montagna ed essere arrivati quindi fino a questo immenso portone che non ci resta che aprire ragazzi. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Sicuramente ci sarà un modo. Stai guardando? Gli Ostars! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta. Non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. Wow. La voglio. Che meraviglia, ragazzi. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Paparino ne sa qualcosa, vero? Ha zittito tutti. Si è creata una propria lastra di ghiaccio fra di noi che, oddio, è spessa tanto quanto il suo testone. Comunque è molto molto interessante, anche architettura elfica, wow, adoro. Però il tuo vero nome non ce l'hai detto, perché sicuramente ce l'hai un vero nome, di certo non ti chiami Strega del Bosco, vabbè. Sicuramente scopriremo tanto più avanti, ragazzi. Ok, ah, siamo tornati al lago. Benissimo. Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo siamo attaccati, soprattutto vero, da cose morte. I morti vero, viventi sono sempre più numerosi. Ce ne siamo accorti. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti, tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo. Ok, bestiario aggiornato. Ah, ok, riguardo il predone di Elo, benissimo, ok. Grazie per la info, grazie. Gira a destra alla fine di queste scale. E tu? Rimani lì sopra? Vabbè, qualcosa si farà, insomma. Sono alquanto perplessa da tutto, ragazzi, ma fa niente. Ehi, scommetto che c'è un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liosta. Funziona. Perfetto. Grazie, grazie. Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Riallinea il ponte. Va bene, cara. Sono ancora perplessa, ma farò quello che mi dici. Bene, ora rimettilo. Ok, abbi un attimo di pazienza. Non è che pesa così questa roba, eh. Wow. Ora riallinea la ruota sul binario. Mamma santa. Perfetto. Ora spingi il ponte sul binario. Arrivo. Non di là. Devo girare. Tutto il ponte, oddio, sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Grazie, ragazzi. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte.
Beh, lei lo sa bene. Sì, cara, un attimo. Devi spingere il ponte fino alla fine per resettare il meccanismo. Ok, continuerò a spingere allora. Spingi, 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 spingi. Oh mio Dio. Vi rendete conto di cosa stiamo spostando, ragazzi? È qualcosa di immenso, che spettacolo. Allora, i morti, sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa, ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Ok, oh! Questo immenso tonfo mi fa capire che abbiamo finito. Ok, siamo pronti, perfetto. Segui la strega, vieni ragazzo. Ecco, come al solito fai il dramma. Sono passato appena di fianco. Che cavolo, Atreus. Dai, sei uno sei mio figlio. No, non mi sono fatto male. Ma mi hai visto, ragazzo? Cioè, dai, di che stiamo parlando? Ma secondo te mi posso far male così? Oltre queste porte. Tu ancora mi sottovaluti, ragazzo. È stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Ovviamente, la pace non può mai durare, ragazzi. Qualunque sia il mondo, l'universo in cui l'essere umano o creature simili stanno. Oh. Adesso possiamo proseguire, immagino. A posto. Oh, crei un altro di quei ponti sbrilluccicosi? Wow. Liotta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Ok, quindi adesso può farlo Atreus. Adoro. Grazie, di grazie, ragazzo. Ci proverò. Beh, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dei non importa di me. Ma perché confinarti lì se non gli importa di te, scusa? È un po' incoerente questa affermazione o no? A Kratos se gli puzza ancora sta cosa, ragazzi. Non si fida, non si fida. È questo? È così buio? Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Sala del viaggio tra i regni. Ok, quindi adesso mi sa che possiamo usare, ragazzi, il viaggio quello tipo rapido, no? Quello di cui ci aveva parlato Brock. Adoro, 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 adoro. Non avevo visto strattazze di un albero gigante, che bello. Queste radici non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Ok. Quindi le radici collegano i regni. Bella questa cosa. All'albero del mondo. Mi piace. Mi piace. Avvicinati al tavolo. Ecco, mi arrivo, cara. Un attimino. Che cos'è in mano? Come funziona? Serve questo. Un Bifrost. Per compiere viaggi tra i regni. Ok. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il Lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost.
Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo. Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Immaginavo. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Io continuo a restare a bocca aperta, ragazzi. Cioè, ogni cosa nuova che ci fanno vedere è meravigliosa. Devi selezionare la destinazione Alfheim. Ho capito, cara, un attimino, cioè, parlando di quest'albero del mondo, di questa sala, no, per viaggiare fra i regni, cioè, regà, ma di che stiamo parlando? Che meraviglia. Gira la ruota verso Alfheim. Gira la ruota, yeah yeah, gira la ruota, yeah yeah. Sì, la ruota fa girare il ponte e questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Aspetta, ok. Non c'è torri in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ok, quindi ci deve essere una ponte, sì. Quindi ci deve essere una torre a cui agganciarlo. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Ok. Viaggia verso il regno, perfetto. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost. Meglio che non lo perdiate. Beh, è ora importante. Ora il ponte del viaggio si allineerà. E si aprirà il regno tra i regni. Che spettacolo. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di Ulm? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Wow! Non funziona, siamo ancora qui. Seguitemi. Pensi che siamo ancora qui. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Ok, quindi ci serve assolutamente questa benedetta luce di Alfheim non solo per ricaricare il Bifrost ma anche per cacciare via l'alito nero, il maleficio che bloccava la montagna. Sempre più sbalordita, ragazzi. Che meraviglia tutto, davvero. Cioè, non c'è cosa in questo gioco che non mi lasci senza parole. Ma questa è la tana di Brock, di regola. Che fine ha fatto il piccolo manigoldo? Andiamo, va. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del Tempio ad Anelli. Quello che ci serve è laggiù. Ok. No, maledizione. Disuggiate! Per ripristinare la magia del Bifrost, devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. Attacchi! Non è morta, vero? No, che non lo è. Improbabile. Andiamo. È stata solo trascinata via. Ha detto che era confinata, no? Nel posto dove abita.
Guarda questo per quale posto. Motivo. Non toccare niente e restami vicino. Che meraviglia, ragazzi. Mica dobbiamo arrivare fin laggiù. Sì, perché ha detto che dobbiamo entrare proprio nella luce per il Bifrost. Oddio. Che cos'è? Non crché. Si è stoppato il dialogo. E mo? Questo lo posso spaccare. Posso. Credo tu l'abbia ucciso. Guarda se non l'avessi fatto, non saremmo passati. Fatto sta che lei, ragazzi, stava dicendo: attento a non farti prendere da. Dai. Wow, che succede? Non ci interessa. Concentrati. Io temo che ci interesserà presto, Kratos, perché non credo che questo altro viaggetto sarà tanto semplice. Queste ragazzo. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Vediamo un po'. La stessa luce che ci serve per il Bifrost, ovvio. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Ben detto, Kratos. Ben detto. Oddio. Mo vorrei sapere. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra. Ed è finita. I chiari hanno perso. Oh. È finita fino a una certa. Sì, l'ho visto, caro. Vediamo di stare attenti. Oddio, che c'ha questo? C'ha. Ma che cazzo? Oh. Mo però, Nuova prova, l'ultimo che resta in piedi. Oddio, a tua sorella. Allora. Questi cominciano ad essere già, ragazzi, più fastidiosi, sticosi. Allora, a parte che quando volano fanno quel rumore proprio tipo fastidiosissimo. E mo però, e basta. Mannaggia, l'ho sprecata la runa. Che palle. Ok, vai, un po' di bonus di vita. Così vediamo pure un attimo come funziona, ragazzi. Perché se no, qua non riesco mai a combinare una mazza. Allora, l'altro attacco runico. Boom! Adoro, stupendo, adoro. È più aggressive questo. Infatti è con L1 più R2. E fermate un po'. Mamma mia. Perché ci attaccano? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Che vuoi che ne sappia, figliolo. Elfo scuro, al contrario dagli elfi chiari di Alfheim, gli elfi scuri preferiscono i luoghi bui. Forse per questo che vogliono la luce. Sanno volare, hanno grande intelligenza e coordinazione rispetto agli altri nemici. Le loro armi sono efficaci sia in mischia che dalla distanza, più o meno come lascia di mio padre. Ok, quindi il che li rende parecchio fastidiosi, direi. Da dove viene questa roba? Ma perché fai domande a cui non ti posso rispondere, figliolo? Stavo guardando sto poveretto che è stato trucidato così, senza pietà. Perché si rigenera? Schiusa. No, allora, colpirli singolarmente non faccio in tempo. Se li colpissi insieme, più o meno. Ah, ok, perfetto. Come avevo immaginato. Il cammino fino alla luce sarà un bel una bella spina nel di dietro. Sì, stavo dicendo che tutto c'è una spina nel di dietro, almeno figliolo. Ci stiamo avvicinando alla luce. Almeno. Aspetta, non è Sindri? Dov'è? Oh! Ma prima Brock non l'ho visto. Quando la bussola diventa color oro, significa che c'è un obiettivo nei paraggi. Ispeziona la zona in cerca di indizi. Ok, un ulteriore aspetto collegato alla bussola. Qua ci stanno tre di questi affari, ragazzi, ma da qui di certo non li posso colpire uno appresso all'altro. Guarda, nemmeno da qui. Laggiù. Lo so, l'ho vista, ragazzo, ma non posso colpirli da qua. Ma da qua sì, sicuramente. Ah, certo. È libera. Boom. Ok, che adesso è libera. Che me ne faccio io di sta barchetta? Direi di andare prima da Sindri. Vediamo se ha qualcosa da dirci. Ciao caro, bello rivederti. Come fai ad essere qui prima di noi? La nostra strada tra i regni è unica. Magari è l'unico modo di viaggiare per voi, ma i nani sono pieni di sorprese. Non è una risposta. Ah, tieniti stretto questo senso di stupore. Sono così pochi i misteri quando possiedi una quantità di conoscenze arcane pari alle mie. Dove scovare le risorse poco rari di ogni regno. Come usarle per creare meraviglie oltre ogni immaginazione. A occhi inesperti sembrano tutte magie.
Va bene. Si tratta di magia. Contenti? Ok. Allora, vediamo ragazzi se ci possiamo far potenziare un attimino qualcosa. Sarebbe bene distrarmi. Ora, nei negozi sono disponibili pietre della resurrezione. Mamma mia, ancora cose. Acquista pietre della resurrezione per fare sì che Atreus rianimi Kratos in caso di morte. Premi destra per accedere alla sezione e acquista nel negozio. Premi X per vedere pietre della risurrezione disponibili. Esistono diversi tipi di pietre della risurrezione, ma Atreus può trasportarne solo una alla volta. Per acquistare una pietra della risurrezione di tipo diverso, devi prima rimuovere quella equipaggiata usandola in combattimento o vendendola in un negozio. Ok, quindi questa pietra magica, ragazzi, resuscita Kratos con una piccola quantità di vita. Premi quadrato quando Kratos muore, Atreus lo rianimerà. Si può portare solo una pietra della risurrezione per volta. Vabbè, potrebbe essere utile ovviamente in caso di estrema necessità, in cui uno si veramente dovesse trovare in difficoltà. Per me di argent direi di comprarlo. Comprarla semmai. Ok. Quando acquisterai una pietra di risurrezione la vedrai qui. Ok. Regà, io non so se riuscirò a ricordarmi tutti questi benedettissimi dettagli comunque. Allora, qualcuno di voi mi ha suggerito il fatto che costruendo, perlomeno facendo indossare a Kratos lo stesso set di vestiti, chiamiamoli così, di equipaggiamento, dovrebbe dare un bonus in più. Questa cosa sinceramente non c'era scritta, se non sbaglio, forse c'era scritta e non ci ho fatto caso. Direi di dare un attimino uno sguardo, ragazzi, a cosa c'è di nuovo. Per adesso, per quanto riguarda le varie armature eccetera eccetera, direi di lasciare un attimo perdere, perché vorrei accumulare ancora un pochettino di argento per vedere se più avanti comunque ci sarà qualcosa di nuovo. In effetti adesso sono cose che sono molto simili e che comunque mi andrebbe a penalizzare alcune delle statistiche di Kratos. Per quanto riguarda i potenziamenti invece, e che ne servono ragazzi di pezzi per potenziare le armature? Se uso 1500 di argento, ragazzi, posso potenziare intanto l'impugnatura del Leviatano. Mi aumenta di 2 la forza e di 2 la ricarica. Un costo abbastanza basso, per cui direi che va benissimo. Allora ragazzi, abbiamo la fiamma ghiacciata, che ci permette appunto di potenziare ulteriormente il Leviatano. Ci aumenta di 15 la forza. Direi assolutamente di fare questo potenziamento. Fantastico. Questo ci ha permesso di avere anche nuove abilità a disposizione. Per quanto riguarda artiglio, ragazzi, a questo punto dai, direi di potenziarlo un pochettino, visto che stiamo andando avanti. Comunque può essere utile. Ok, allora con i potenziamenti dovremmo esserci, ragazzi. Per quanto riguarda nuove abilità, ecco qua ragazzi. Allora ragazzi, questo potrebbe essere utile. Mentre scatti, premi R1 per sferrare un attacco in salto. Quindi per andare un pochettino all'arrembaggio, diciamo così. La comprerò e comprerò anche questo. Quindi fa la stessa cosa, solo che premere R2 farà sì che Kratos sferri un potente attacco in salto, quindi un pochettino più aggressive. Abbiamo sbloccato nuove abilità anche per Atreus. Non ho comprato ancora niente effettivamente per lui. Allora, per 250 Atreus può sferrare una serie di attacchi stordenti quando i nemici sono alle vicinanze. Aumenta la velocità di utilizzo dell'artiglio, anche potrebbe essere utile. E direi che per ora anche con le abilità, ragazzi, siamo a posto. Quindi vediamo un attimino cosa dobbiamo fare con questa barca. Una barca! Gli dei mi hanno donato una barca. Ci siamo. Essendoci tutta quest'acqua, era chiaro che avremmo dovuto utilizzare un mezzo simile. Cosa hai detto? Niente. Ma perché continui a chiedermi se dico qualcosa? Non è la prima volta, ragazzi. Non sto parlando. Che fai? Senti le voci? Sei schizofrenico, ragazzo. Che succede? Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Molto bene. Allora, qua è tutto bloccato, ragazzi, quindi mi sa che dovremo fare un giro un pochettino diverso da quello che ci dice l'obiettivo, anche se l'obiettivo adesso punta di qua, ok. Questo? Cos'è? Rugiada della ricarica di Yggdrasil. Di Yggdrasil. Una bevanda ottenuta dalla rugiada dell'albero del mondo aumenta di 2 la ricarica in modo permanente. Ah, ok. Buono. Mi piace. Mi piace quando ci stanno queste belle sorpresine. Eh? Io non ho detto niente.
strano. Avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano... malvagie. Molto bene. Molto bene. Mio figlio sente le voci. Voci malvagie, tra l'altro. Oddio. Kratos non ha detto niente a riguardo. Guarda, proviamo a parlarci. Mi devo seriamente preoccupare. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Vabbè, fin quando non ci fanno del male. Non ci interessano. E non ci rompono le scatole, figliolo, direi di lasciarli un attimo in pace. Intanto mi si è mezza scaricata anche la batteria del controller, ma va bene, durerà fino a quando mi serve. Quindi pure questo regno ovviamente infettato dalla guerra, dall'odio, dall'astio, da tutto. Wow. La luce, la vedo. Guarda, deve essere il Tempio d'Anelli. Wow. Lago di luce. Ma che spettacolo è, ragazzi, dai. Attracchiamo un attimo qua, vediamo che cosa c'è. Anche ad Alfheim hanno le vasche di sabbia. Ok, vedi un po', ragazzo. Leggo. Certo. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Ma... non vedo rune nei paraggi. Cerchiamola. Torniamo alla barca. Ok, le troveremo allora le rune, perché evidentemente serve per creare un passaggio fin lì. Forse, non lo so. Fatto sta che non so dove le potremo trovare queste rune. Vediamo un po', proviamo a fare un giretto. Intanto ci godiamo questo panorama meraviglioso, con questa luce altrettanto meravigliosa, non ho parole. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto. A volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Aspetta, qua però c'è il ponte di luce. Solo che rune. Veramente era lì, ragazzi, dove si poteva attraccare un attimo fa, perché... Ok, proviamo un attimo ad attraccare qui, ragazzi. Vediamo... Oddio, se c'è qualcosa di utile. Gente che non ci vorrà vedere sicuramente ce n'è. Salve, signore. Mazza, che velocità, signore e signori. A posto. Già problema risolto. Oh shit, i Tazzelburm anche no, grazie. Vieni, ballo. Ehi, ok, che oddio, un altro Tazzelburm, caro. Chi è qua, bello? Ok, a posto. Avete finito di rompermi? Ah, niente, ste cose, camere nascoste, tanto non gli possiamo fare assolutamente niente. E vediamo, che succede? Oddio, no, gli incubi no, mi fanno senso. Oddio, no. Ecco fatto. Ok, anche questo è risolto. Vediamo un attimino di qua, ragazzo, se c'è qua. Oddio, c'è qualcosa di interessante. Niente. Per quali devo colpire? Allora, non li devo colpire da qui, ragazzi. Questo mi pare chiaro. Proviamo a fare il giro di qua. Questo cos'è? Bottino di guerra, artefatti elfici trovati. Ah, minchia, altri collezionabili, ragazzi. Madonna santissima.
Qua sopra non possiamo salire. Qua dentro c'è qualcosa di utile. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. C'è questo fuoco che brucia. Oh, un carbonino. Tu guarda un po'. Non c'è niente neanche qua dentro, ragazzi. Probabilmente mi sto perdendo qualcosa io. Allora, io non so se quella delle rune è una cosa fondamentale per proseguire, però intanto mi avvicinerei al nostro obiettivo. Anche lei è un guerriero. Più o meno. La sua famiglia fu decimata dai nemici. Sopravvisse solo lei. Divenne una guerriera. Ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo spietato. Per questo chiese a Sindri e Brock di costruirle l'ascia. Aveva la forza di brandire una tale arma e la saggezza per usarla a fin di bene. Lei scelse di proteggere i deboli. Quindi aiutò gli elfi? No. Ah. Che deboli ha protetto allora? Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Wow. Sta attento. Non correre, ragazzo. Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Cavolo. Perché? Per impedire i rinforzi. Oddio. Quanto siete antipatici proprio. Siete talmente antipatici che non vi so definire, guarda. È su, oddio. Ehi, ragazzi. Ecco qua, ok. Boom. Ci dovete far passare. Non ho capito perché ve la siete presa con noi così dal nulla. Cioè, perché ci dovete rompere le scatole così a caso. Va bene. Oddio. Vabbè, hanno coperto il cristallo, quindi il ponte... il ponte è bello che è andato, ragazzi. Prendiamo questa gemma vitale e vediamo un attimino che possiamo fare allora. Non possiamo riparare il ponte da laggiù. Figliolo, dobbiamo vedere. Ah, ok, posso tirare su evidentemente le piattaforme con questo, credo. Bene, qualcosa è accaduto. Credo. Credo. Andiamo. Che c'è adesso? Mamma mia, oh, cioè uno non può fare una cosa in santa pace senza che veniate a rompere le scatole. Porca miseria, oh. Ammazza, che esplosione pazzesca. Ok, posso girare l'altra roba? Noi non siamo di qui. Siamo stranieri. Allora, tiriamo su anche questo affare, ragazzi. Pensavo servisse a spostare le piattaforme qua dietro, invece... Wow. Aspetta, combinati insieme così sembrano una specie di runa. Ma non ha senso. Vieni, alla vasca di sabbia. Ok, ok, ok. Quindi le rune non le dovevamo cercare in giro. Bastava tirare su questi affari. Trovo un modo per entrare nel tempio. Sicuramente riusciremo a trovare un modo. Quindi ritorniamo indietro. Hai mai conosciuto altri che sentivano le voci? Conobbi dei marinai che, quando non rimase più nulla da bere, si dissetarono con l'acqua di mare. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine, fossero le mogli e le figlie che li chiamavano a casa. Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli. Ma poi cosa avete fatto? Li gettammo in mare. Oh, meno male che non ho bevuto acqua di mare allora. Soluzione rapida e indolore. Già. Va bene, padre, vediamo un po' che succede. Le colonne d'anello formano una runa elfica. Ok. La scrivi? Lo vedo, figliolo, lo vedo. Che bello, interessante. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Sì, è l'acqua. Oddio, un'altra volta! Ehi! Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce, non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. No.
che succede? Wow, guarda qua. Padre? Sì? Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Sembra diverso. Meraviglia tutto. Guarda, ragazzi, quelle cose. Dietro di me. Sembra un pochettino più incacchiato. Questo sicuramente, guarda. Vieni qua. Attenzione. Ok. Fuori uno. Arrivo. Calma, 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 ragazzi. Mamma santa, quanto siete antipatici. Ok, vai, era stordito, mannaggia, me lo so perso. Bum, 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 bum. Arriva. Lo vedo, figliolo, lo vedo. Minchia, è veloce, mannaggia. Oh, oh. Ma che cavolo. Ecco, facciamo così e ci togliamo ogni pensiero, eh. Ah, salve. Quanti altri ce ne sono, porca vacca. Oddio. Boom. Belli sti attacchi runici, mi piacciono. Ehi. Ecco qua. Sono utilissimi, tra l'altro, ragazzi, eh. Ok, chi altro c'è? Chi altro c'è? Ok, ok, figliolo, ok. Dovremmo aver fatto. Wow. È sempre tutto da wow, ragazzi. Ok. Gemma vitale. Gemma vitale. Va bene, va bene, va bene. È tutto un altro mondo da scoprire, ragazzi. Dobbiamo vedere appunto di riuscire ad arrivare a sto benedetto fascio di luce. Allora, ragazzi, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. Però, come sempre, come vi ho detto già negli episodi precedenti, sono super curiosa di vedere come procede la storia. Tra l'altro, adoro molto il fatto che, per esempio, quando sono in barca o comunque quando sono insieme e c'è un momento morto, comunque parlino fra di loro. E parlando fra di loro, ovviamente, magari ti spiegano anche tante cose. E quindi viene a sapere tante cose sulla storia, sui personaggi, su varie robe, insomma. Quindi è molto molto interessante anche questo aspetto qui. Niente, siamo stati privati della strega del bosco, che è stata riportata indietro. Ci toccherà andare a recuperare questa benedetta luce per poter, ragazzi, poi disfare questo benedetto maleficio lasciato da Odino alla base della montagna. Anche se non lo so se sarà così immediata la cosa, perché una volta presa la luce, poi chi ci dice che sarà così semplice tornare alla montagna, eccetera eccetera, che non ci saranno altri disguidi, e chi lo sa, ragazzi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.